È per questo che abbiamo. Che se no non vedo dietro. Puoi vedere qui sullo schermo? Scusa, ho capito, ma qualcuno può venire giù, scusate, abbiate pazienza, non dice la conferenza. Provo a mandare delle immagini, e vedi, bisogna mandare queste immagini. Eccola, a posto. Possiamo vedere quello che c'è su? Sì, vediamo quello che vediamo. Allora, buonasera, riprendiamo il filo interrotto poco fa a Palazzo Bernabei. Lo dico per chi non era presente, c'è stato un incontro con gli studenti della Scuola di Ingegneria di Architettura e di Design dell'Università degli Studi di Perugia. Un incontro in cui si è parlato di coraggio, si è parlato di empatia creativa e si è parlato di curiosità. Un incontro in cui si è fatto molto riferimento ad Arcipelago Italia e sarà Paolo Ansideri, che è uno degli organizzatori di questo evento, che in qualche modo introdurrà l'argomento della Biennale che, come sapete, il Padiglione Italia è curato dall'architetto Mario Cucinella. Sì, grazie. Mi ha affidato questo compito improvvidamente, no? Tu 10 minuti fa, quindi dovrei rammemorare tutto quello che so. Infatti ho chiesto anche all'architetto di darmi alcune delucidazioni, se ricordavo bene. Arcipelago Italia nasce all'interno della 16ª Biennale di Architettura di Venezia, il cui tema è free space, cioè luoghi aperti. Dopo che nel 2000, 2 anni fa, quindi 2016, a Ravenna aveva intitolato la Biennale a Reporting from the Front, che secondo me c'è un legame tra queste due cose, no? Quindi sono architetture, come dire, che guardano non le grandi architetture ma luoghi, diciamo così, secondari, non considerati. Nel caso di a Ravenna addirittura si prendevano in considerazione, in quanto architettura, luoghi di agglomerazione di forme, per esempio le forme delle agglomerazioni, delle aggregazioni religiose del Kumbh Mela, oppure durante gli eventi sismici in cui si formano comunque dei conglomerati di forme che sono per esempio i container piuttosto che altro. Tutto questo è comunque architettura. Oggi invece in questa biennale Free Space indaga questi luoghi vuoti, aperti, insomma liberi, in cui la costruzione crea comunque un vuoto che è a disposizione, diciamo così, di chi usufruisce delle comunità. In questo contesto nasce Arcipelago Italia, che intende, poi appunto ne parlerà l'architetto Cucinella, indagare i luoghi, diciamo così, gli spazi non consueti delle città, ma gli spazi secondari, che sono appunto non tanto le periferie urbane, ma i luoghi, diciamo così, secondari, i piccoli paesi, le aree interne. Questo è il tema, le aree interne, che peraltro
molto interessante è questa indagine dal punto di vista dell'architettura delle aree interne, viene insieme all'indagine che farà Fabrizio Barca dal punto di vista economico delle aree interne. Sarà interessante seguire anche questo parallelismo di queste due prospettive diverse. Quindi in questa presentazione un po' arraffata passo subito la parola a Paolo, devo passarla subito a Mario, ora ripasso a te, che il copione non è stato ben preciso. A Mario, va bene. Grazie. Inizio che abbiamo già iniziato tardi. Bene, sì, partirei subito così, andiamo dalle parole alle immagini, con c'è un film, è un trailer di 7 minuti che racconta questo viaggio che ho fatto per l'Italia e che abbiamo prodotto con Rai Cinema, un piccolo pezzo, poi se volete vederlo tutto dura 50 minuti, andate alla Biennale, che vale la pena vederlo, poi dopo non so, uscirà in qualche edizione, però è il racconto di insomma, prendervi e portarvi a fare questo primo viaggio, poi insomma, vi racconto poi tutta la storia del Padiglione Italia. Direi che andiamo. Da qui devono andare a Matera, non si fermano. L'altro spazio non è città metropolitana, non è più periferia, è quello spazio immenso che rappresenta il 60% del paese, che sono le aree interne. Il tema della mobilità è uno dei grandi temi di queste aree interne. Abbiamo bisogno di capire come funziona una rete, anche a bassa velocità, anche di tipo automobilistico, che permetta di raggiungere questi luoghi attraverso dei meccanismi che si stanno affacciando nel mondo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Sono Fabio Renzi, si ricorda? Come no? Mi presento Perfetto Mario Cucinella. Oh, buongiorno. Il sindaco di Lucca. È un viaggio che vuole lanciare un messaggio, ma che vuole anche raccontare un modello italiano. Quello della prossimità è l'idea che noi qui non abbiamo le città metropolitane come hanno in altri paesi del mondo, perché la prossimità di tante città costruisce di fatto una rete di città. Sì, una volta anche combattenti tra di loro. Poi ha prodotto questo. Questi faggeti che hanno 500 anni, 550 anni, sono alberi che hanno vissuto ai tempi di Michelangelo. Discute di sostenibilità e di bellezza, poi la bellezza ci sfugge perché le città purtroppo non hanno percorso quella strada. Allora quando vai in questi luoghi dove questo rapporto con la campagna, con la foresta, dove c'è meno conflitto, no, sul costruito, ritrovi una certa pace per dire ma forse quella cosa che abbiamo fatto per 1000 anni era anche una ricerca di un equilibrio. Quando la modernità si è piombata addosso con il bastone, questo spirito collettivo, abbiamo pensato di trasformare queste due debolezze in un'occasione per fare qualcosa di nuovo. E questo qualcosa di nuovo è stato il tentativo dell'impresa sociale Cadore. Le Alpi sono anche quelli, sono dei territori difficili, molto sensibili al clima, molto sensibili all'ambiente, e chi abita in montagna ha una particolare cura dell'ambiente. Quella potenza
è quella che ha creato anche questo rispetto profondo della montagna. Quella cultura, che è una cultura millenaria, si è poi trasformata nell'attenzione da parte anche degli architetti, che hanno un rapporto così rispettoso della natura. E non è un caso che è così forte proprio in quei luoghi della montagna. Content. We're living a life that we're living rather than living a life and dreaming of another one. In London, it's cars shooting past you on the street all the time. De Carlo è stato anche il mio professore e io sono stato un pessimo allievo. Il suo lavoro intellettuale era fuori dal tempo, cioè il tempo scorreva e lui era in un altro tempo, e dopo tanti anni si parla di partecipazione, si parla di un rapporto col territorio, cioè quei temi che lui aveva impostato sembra che siano gli elementi fondativi del nuovo mestiere. Non sono allevato pecore e mucca, avevo le capre ma adesso le ho vendute. Qui non ci sono molte pretese di vivere la vita non so come, qui si vive in compagnia, si fanno molti spuntini, quindi io qui sto bene, voglio morire qui. Quindi un punto d'appoggio era il Gorgo. Non c'erano gli hotel, c'erano le case, amici, si ospitava le persone. E per i giovani non offre niente. Qui da quel punto di vista siamo ancora come prima. Quelle due ciminiere sono in qualche modo il segno di un grande fallimento, che però su quel territorio sono una ferita, perché sono come due aghi piantati su questa pianura, no? Sono nati lì, sono stati edificati, però alla fine se ne fa un pochissimo, uno scarso uso. Per la prima volta qualcuno ascolta, no? Che questo è il grande dibattito, tutti parlano, nessuno ascolta. Aver fatto degli incontri in cui le persone sono state messe di fronte a una politica di ascolto è stato anche molto emozionante per loro, no? Quindi, ma perché questo lo deve fare un architetto? Quarant'anni che faccio il pastore adesso. 40 anni. Un lavoro come questo, che è stato sicuramente da un punto di vista politico e anche immaginario molto forte, no? Di affrontare la città nuova, di chiamare gli architetti, di utilizzare l'arte come un fenomeno in qualche modo fondativo di una nuova città, è stata un'operazione, penso, unica. Oggi, dopo 50 anni di periferia, ci poniamo la questione di come mettere in ordine questo problema, quando abbiamo una lezione straordinaria che ci ha spiegato per 1000 anni come si fa lo spazio. Perfetto, grazie. No. Beh, insomma, questo è un piccolo estratto di un viaggio che è durato un anno. E vi faccio una piccola premessa. Io di mestiere non faccio il curatore di mostre, faccio un altro mestiere. Allora, questa cosa da una parte è stato un grande challenger di affrontare un tema come questo, e dall'altro è stato un grande progetto, perché dopo anni che si è discusso di città metropolitane, di cui poi forse chi del mestiere sa anche che cosa ha significato, no? Il passaggio della città metropolitana di fatto è stato solo un tema squisitamente amministrativo, nella realtà questa cosa non è avvenuta.
perché non ce l'abbiamo le città metropolitane. Si è parlato tanto di periferie ed era un argomento importante, non a caso è un architetto che parla di periferie al Senato e sveglia un po' la politica e dice ma effettivamente abbiamo un problema, non ce ne siamo accorti, no? Poi adesso non so cosa succederà con i nuovi decreti o successi, però quella era un'operazione al di là del colore politico, che era forse il primo segnale che la politica cominciava a finanziare una cosa importante, che era quella di prendersi cura delle città, una cosa dimenticata per troppo tempo, no? Quindi quegli interventi erano il primo segnale anche di che si cominciasse a parlare di architettura, questa parola così poco usata, non so, non viene, la politica non la usa mai, se ci fate caso nel dibattito questa parola non si usa, no? Si parla di tante cose urbanistiche, ma l'architettura non esiste. Quindi quell'operazione era importante. Allora, al di fuori di questo sistema, città metropolitane e aree di periferia, abbiamo detto, beh, c'è anche un'altra parte del paese, no? Che sono le aree interne. No? Aspetta che metto qualche immagine, se no... E le aree interne del paese pesano per il 60% del territorio, ecco per dire. Quindi ci abitano 25 milioni di abitanti, quindi stiamo parlando di un quinto della popolazione italiana, no? E ecco, questo è più o meno il dato. Abbiamo fatto questa immagine un po' con l'idea di arcipelago. Se io dalla mappa d'Italia tolgo le aree metropolitane e le aree periferiche, mi rimane questa polverizzazione del paese, che è anche la rappresentazione di quello che è stato il sistema urbano fondativo di questo paese, che è il famoso paese delle mille città, non di una metropoli. No? Nel Medioevo si è cominciato a costruire le città che erano addirittura degli stati, no? Quindi anche... È chiaro che uno straniero non può capirlo, no? Perché c'è una competizione tra le città, perché sono mille anni che le città italiane a 20 chilometri, a 30 chilometri, o si sono fatti la guerra o sono entrati in una logica competitiva, parlano anche una lingua quasi diversa, mangiano delle cose diverse, coltivano in modo diverso. Tutto questo sistema è di fatto un grande sistema urbano. Abbiamo detto che le aree interne sono un grande spazio urbano, perché gli italiani... davanti. Gli italiani, quando hanno deciso di costruire le città, anche nei luoghi remoti, hanno costruito lo spazio urbano, cioè, hanno fatto la piazza, hanno fatto la chiesa, hanno messo il municipio, anche nei piccoli paesi c'è una struttura urbana e questo è molto importante perché quando siamo usciti dal grande strapotere dei feudatari o degli imperatori o dei re, gli italiani cosa hanno fatto? Hanno costruito le piazze. Perché la piazza era il primo vero luogo democratico, era il luogo dove si poteva discutere, prima non si poteva discutere, no? Dove c'erano i mercati, dove erano custoditi i pesi e le misure. Se voi andate a Siena, probabilmente molti comuni italiani, no? Nei comuni, negli atri dei comuni ci sono le misure per non fregare, perché i commercianti potessero dire chi ha comprato che quello è il metro o i piedi o quello che sono, e quelli sono i chili e queste. E però il meccanismo straordinario di questo paese, che nonostante le mille difficoltà e come dice Ermete prima che era qui, no? Noi siamo un paese che corre nel mondo, no? In teoria siamo i settimi, una cosa del genere, noi però rispetto ai nostri concorrenti è come se noi fossimo in una corsa dei 100 metri in cui siamo tutti sulla stessa fila, no? I tedeschi hanno le giacchine di Kevlar, sono tutti super, gli americani hanno le cose, sono tutti muscolosi, così noi abbiamo due gambe ingessate, due pacchi di gesso di cemento sulle spalle e arriviamo secondi. Ecco, no? Quindi per dire che questo è un paese che nonostante tutti i freni e tutte le difficoltà è un paese che ce la fa, ma ce la fa perché c'è una rete, c'è un territorio che è un sistema di reti urbane economiche che tiene insieme tutto, no? Quindi forse un azzardo linguistico è che forse la vera grande green city del mondo è l'Italia, la sua rete di città e lo spazio che c'è in mezzo alle città, no? Allora la cosa più divertente, non so perché salta con lo schermo. La cosa più divertente è che quando, voi sapete, a Macerata c'è questo rapporto con Padre Ricci che è andato in Cina, c'è tutta una storia meravigliosa di questo gesuita. E allora i cinesi vengono a Macerata, si affacciano allo sferisterio e guardano la campagna, no? E dicono, ah, che bei giardini che avete. Chi è che tiene questo? Chi è il giardiniere che tiene queste? E uno poi gli spiega che non sono giardini, questo è il nostro territorio, sono l'agricoltura, è la cura di un paesaggio millenario, no, per la dimensione. No? Quindi
è molto storicizzato, no, il nostro paesaggio, ha un linguaggio, ha una storia molto importante, no? Allora mi piaceva molto raccontare questa storia anche attraverso una abbiamo fatto una call, abbiamo chiamato gli architetti italiani a rispondermi, cosa avete costruito nel paese in questi ultimi anni, però non riusciamo a tenere le immagini, non ce la fa? No. Allora magari togliamo la videocamera e mi giro io, perché sennò così non finiamo più. Ah, ok, va bene. Ecco, siamo schiavi e vi toccherà vedere questo in mille pezzi. E non mi ricordo più che stavo dicendo. E abbiamo chiamato gli architetti e gli abbiamo chiesto cosa avete fatto nelle aree interne e abbiamo ricevuto 550 progetti da tutte le aree interne, ovviamente non nelle grandi città, anche se poi nelle grandi città non è che è stato fatto poi tanto, no? Ora di questi 550 progetti ne abbiamo selezionati 57 perché più della metà erano villetopoli, cioè casette terrificanti. Come dicevo prima alla conferenza ragazzi, la categoria degli architetti è indifendibile, perché ci sono tanti bravi, ma c'è anche tanti che non hanno capito che questo mestiere è difficile e pericoloso. E quindi abbiamo provato a mettere insieme degli itinerari che raccontassero queste architetture contemporanee, molte fatte anche nei luoghi storicizzati, perché poi noi viviamo questo peccato regionale, originale, per cui costruire il contemporaneo è un problema enorme, no? Una discussione enorme. Perché il passato è talmente un luogo sicuro, no? Come diceva qualcuno, il passato è un luogo sicuro, quello non si discute, il nuovo è il futuro, chissà cosa sarà. Oddio, gli abbiamo dato tanti argomenti per pensare che il futuro sarà brutto, ne abbiamo viste di bene e di brutte. Per cui questo rapporto difficile con il tempo è una cosa che mi piaceva raccontare, perché anche nelle aree interne invece sono degli architetti bravi, magari non hanno fatto un grattacielo a Hong Kong, pazienza, però hanno fatto un intervento, una piazza, un belvedere, hanno costruito, hanno ristrutturato un edificio, una caserma, hanno fatto anche qualche residenza. E nel fare questo viaggio, ovviamente, cosa è successo? Che questo viaggio è anche una lettura di che cosa sta succedendo in questo paese per l'architettura, e purtroppo, almeno nelle aree interne, succede un po' pochino, no? Perché tolte, diciamo, è un'analisi un po' antropologica o sociale, no? In Nord Italia, adesso dico delle banalità, però è così, c'è una parte del grande lavoro fatto nel Nord Italia, tiene ancora nelle Alpi, Appennini, il Nord, poi il Trentino, Alto Adige, dove c'è una grande cultura, per quello che dicevo nel film La Montagna, perché la montagna è un luogo che fa paura e le persone quando ci vivono, ci lavorano, se ne prendono ben cura, perché è un luogo pericoloso, no? Allora il nord funziona abbastanza bene, il centro Italia ancora funziona abbastanza, ci sono tanti piccoli interventi, c'è un'enorme carenza di progetti pubblici, spazio pubblico pochissimo, poi ci sono le aree del terremoto che non era il caso di mettere niente perché negli ultimi 2 anni non è successo nulla. Abbiamo fatto vedere qualcosa dell'Emilia e poi piano piano scendi e poi comincia a essere veramente molto difficile, ecco, poi dopo la zona della campagna, molte villette, molte villettopoli, la Calabria semi perduta, in Puglia c'è stata una stagione molto importante che ancora un po' trascina, la Sicilia conosce una primavera meravigliosa, ci sono delle cose stupende, anche molte iniziative di giovani, cioè in tutto questo percorso trovi che la mancanza di un'azione pubblica è compensata in gran parte dalle attività delle associazioni che comunque reagiscono a un territorio dove c'è fatica. Questa resilienza è la parte poi più forte di questo paese, perché sennò non si spiegherebbe come fa a stare in piedi. No? E poi la Sardegna, che abbiamo veramente, è un posto meraviglioso, però la Sardegna è veramente un luogo di un grande abbandono. Ora, sul tema dell'abbandono delle aree interne, però, era anche rilacciando il mio discorso di Barca, anche il lavoro che fa Simbola, l'Italia negli ultimi 10 anni ha perso 1.200.000 abitanti nelle aree interne, che sono stati rimpiazzati per 900.000 abitanti dagli immigrati, tanto per dirvi, che è molto importante, perché gli immigrati che prendono, i rifugiati, immigrati,
che prendono quei posti non è che vanno lì a far niente, vanno lì e sono artigiani, lavorano nelle ristrutturazioni edilizie, sono agricoltori, cioè piano piano questo passaggio è avvenuto e sta avvenendo, adesso in questo momento c'è un po' di difficoltà a capire il fenomeno, che non è poi così grave, però è stato molto molto importante, no? Allora abbiamo un po' intercettato costruendo questi itinerari dicendo, beh, però questo dramma italiano del passato, così bello e così glorioso, è possibile che non riusciamo a trovare una maniera per dialogarci, no? Allora abbiamo fatto un itinerario incrociando sia i progetti degli architetti che hanno fatto progetti sul territorio, sia quelli che sono stati gli edifici, i borghi, i paesaggi, no? Ho fatto un lavoro veramente molto bello con... Abbiamo fatto un collettivo, abbiamo chiamato molte persone a lavorare con noi, abbiamo chiamato dei fotografi, le immagini che vedete hanno fatto una ricognizione prima sul territorio e poi con la fotografia come strumento di analisi abbiamo lavorato con gli architetti. Io non ho fatto progetti, ho messo insieme tutti e abbiamo scelto poi 5 studi di architettura italiani dei giovani e abbiamo dato loro 5 temi da affrontare, no? Su questa la Valle d'Aosta, faccio vedere questa, diciamo, stiamo partendo dal nord, questa è la fortezza in Valle d'Aosta, proprio arrivando prima di Aosta, e partivo da qui, io da Colletta di Castelbianco, un po' anche per ricordare Giancarlo De Carlo, questo è un lavoro del 98, questo non è recentissimo, però Colletta di Castelbianco è un esempio di come una trasformazione sia stata una modalità per rilanciare un territorio. Allora, Colletta era un paese abbandonato da 300 anni, siamo in provincia di Savona. Un imprenditore lentamente riesce a comprare tutto il paese e chiama Giancarlo De Carlo a fare questo intervento. È il primo borgo telematico italiano. In America questi si chiamavano aquile solitarie, perché nei posti remoti, attraverso la rete, le persone abitavano lontano. In questo posto il chitarrista che avete visto era un londinese che è andato a fare una vacanza lì e poi è rimasto lì perché ha detto: è inutile che vivo in un posto pensando di poter vivere in un altro, vado nell'altro, è un po' più semplice. E 75 famiglie abitano in questo borgo, che sono neozelandesi, australiani, norvegesi, messicani, sudamericani, italiani, perché già alla fine degli anni 90 c'era un luogo dove si poteva lavorare e essere connessi. Ora è chiaro che non possiamo trasformare tutti i borghi in borghi telematici, però è un esempio per dire che se qualcuno ci mette la testa, magari degli interventi possono aiutare molto. Ovviamente il lavoro di Giancarlo è stato il mio professore, ho fatto le tesi con lui, come ho detto nel film sono stato un pessimo allievo, ho capito veramente poco, ci ho messo 20 anni a capire il suo lavoro. E lui ha fatto tutto un lavoro molto interessante su quel borgo, perché lì il tema non era stravolgere il borgo, era quello di capire quel borgo. Allora lui ha studiato questo sistema di case, un carapace come un crostaceo, ha studiato questo sistema di aggregazione e nello studiare scopre che c'è un rapporto aureo tra la dimensione delle stanze e le finestre. Praticamente scopre un codice che si ripete continuamente nelle case e con quel codice apre altre finestre, no? Quindi poi l'armonia di quel sistema non è stato stravolto da un approccio estetico, ma da un approccio profondamente legato a quel meccanismo, no? Ed è un intervento veramente molto misurato, molto bello, che ancora oggi ha molta modernità, è un luogo antico, ma non so, quando vai lì senti che c'è una mano moderna, no? Ecco, da lì era un po' un omaggio perché l'anno prossimo è il centenario della nascita di Giancarlo, quindi era... Poi siamo stati in questo villaggio Eni, a Borca di Cadore. Borca è conosciuta per tante cose, ma tra cui questo. Oggi poi è d'attualità perché ci vogliono fare le Olimpiadi, E Borca è un posto meraviglioso, disegnato da un architetto, questo Gellner, che ha fatto un progetto insieme a Mattei per costruire questa colonia per i dipendenti. Ora, non entro nel merito sociale e economico, un progetto totale. Cioè, questo Gellner si è studiato, c'è un libro che è un po' introvabile, dove lui ha fatto una ricognizione su tutte le costruzioni storiche, lignee di questa zona del Cadore, un po' una roba meravigliosa. E lui progetta questa colonia scegliendo come luogo per costruire un pendio sassoso pieno di vipere, di bici. Mattei dice: ma perché non andiamo di fronte che c'è un bel bosco? No, perché quello era il luogo, il migliore esposizione, era un luogo più difficile ma più
consona all'operazione. Allora lui progetta tutto, gli edifici, gli interruttori della luce, il sistema di acustico, i bagni, i phon per i bambini, le docce, che sono ancora lì intatte. Purtroppo la colonia non è utilizzata, perché non è stato poi venduto dall'ENI, però la colonia è rimasta lì, e sono state vendute tutte le villette che erano sparse. Ora, la cosa bella, in questa colonia non ci sono scale, perché siccome è fatta per i bambini, e i bambini con le scale si rompono le ginocchia, ci sono solo delle rampe. Allora tu entri dentro questo posto e queste rampe ti portano in mezzo agli alberi, va nei dormitori, è un posto pazzesco. E è un esempio meraviglioso per raccontare come quella modernità è una modernità molto colta, ma anche, come dire, anche molto profonda. Allora forse la modernità non l'abbiamo, la contemporaneità non l'abbiamo capita, perché se l'avessimo capita queste cose ci avrebbero insegnato la continuità, no? Ecco, Borca è un esempio per gli architetti, o i non architetti, merita una gita, siamo a due giorni sta Borca. A Borca però c'è anche quel signore che parlava prima della cooperativa sociale di Borca, perché a Borca c'è un problema. Luxottica ha creato un grande mostro industriale, ha dato da vivere a molte famiglie del Cadore, e poi un bel giorno Luxottica se ne va, esternalizza, va in altri paesi, e il sistema sociale salta perché non c'è più lavoro, no? Allora la cooperativa Borca, siamo andati da lui perché è in una di queste case di legno del Cinquecento, tutta riaggiustata, con un concetto di restauro che non è solo filologico ma funzionale. Si è rotto un pezzo di legno, ce ne metto uno nuovo, punto, non è che sia tanto poi difficile. E lui ha fatto una cooperativa sociale insieme anche a degli immigrati e dei cittadini che non hanno lavoro, che supplisce la domanda dei servizi dei cittadini che il comune non può svolgere. E quindi un grande lavoro sociale sul territorio, e riescono a sfangarla attraverso delle azioni, anche hanno un orto, vendono delle cose, integrano le persone, accompagnano i malati. Quindi anche qui è un po' l'anima poi di questo paese, no? Questa idea, no? Di aiutare gli altri, questa cosa è molto forte in questo paese, no? E quindi Borca era un esempio, bisognava andarci a parlare con questa gente. Ma il film poi racconta una storia meravigliosa, ecco, lui è uno spettacolo. E poi Marianella Sclavi, che è ascolto attivo, è 30 anni che fanno partecipazione, ascolto delle persone. Poi siamo andati in Appennino settentrionale, nelle foreste casentinesi, cioè questo un po' è dietro casa mia, perché siamo tra Cesena e la Toscana. Allora andiamo nelle foreste casentinesi, che era uno dei temi che abbiamo scelto anche per i progetti, perché il tema del bosco è un tema, adesso dirlo qui ad Assisi è meraviglioso, però il tema del bosco era un tema importante, perché la filiera del legno italiana è distrutta da una ideologia ambientalista completamente negativa, perché noi, se voi non lo sapete, la produzione dei mobili italiani per l'80% è legno che viene dall'Austria e dalla Slovenia. E non è che l'Austria e la Slovenia stanno distruggendo i boschi, stanno facendo i famosi piani di forestazione. E invece in queste foreste hanno tagliato tutta la filiera del legno delle foreste casentinesi. I camaldolesi sono lì dal 1034, ecco. Hanno scritto nel 1400 un trattato sulla sostenibilità del bosco, quindi la storia ce l'abbiamo per capire come vivere col bosco. E quindi abbiamo detto, ok, anche nelle pizzerie italiane il legno che si butta per fare la pizza è un legno che viene importato da altri paesi. Ora, è un po' un paradosso, no? Poi abbiamo un tema di spopolamento che si associa al fatto che è vero che un po' il paese si spopola, è anche vero che le foreste stanno crescendo a dismisura. In Sardegna è una roba impressionante, l'indice di rapporto di crescita, no? E allora abbiamo fatto un progetto per una segheria del 2020 con questi ragazzi di diverse righe studio, per dire forse nel bosco si può immaginare di ritornare a lavorarci e riaprire una filiera della produzione, del taglio e del design, cose che c'erano anche delle piccole ferrovie per il trasporto del legno, e quelle economie sono tutte sparite. Allora da una parte non si può dire non c'è lavoro, dall'altra parte non si fanno le politiche per cercare di trovarlo questo lavoro, no? Allora, ero stato poi più recentemente in Val di Fiemme, dove c'è la famosa foresta dei violini,
dove c'è la guardia forestale, perché in quella regione c'è una regione a statuto speciale, quindi non c'è ancora la guardia forestale. La guardia forestale ha un programma di taglio del bosco meraviglioso, perché il bosco va curato, non va abbandonato, sono due cose diverse, no? E nel racconto di questo magnifico, questa guardia forestale ci raccontava come vengono scelti i legni per fare i violini, gli Stradivari vengono dalle foreste della Val di Fiemme, no? E quindi l'1% dei tagli che si fanno diventano pezzi, ceppi, perché vengono poi distribuiti nel mondo per i liutai che fanno i violini. E c'è una cultura della fibra del legno, una cosa meravigliosa. Allora, siccome quando c'era Stradivari il legno non è che lo portavano con un treno, ma con l'acqua, ancora oggi ci volevano 4 mesi da dov'è fino a Cremona, ancora oggi quei tronchi stanno 4 mesi nell'acqua per mantenere questa tradizione. Probabilmente questo rapporto con l'acqua ha anche un rapporto con la funzionalità e il suono del legno. E se ti raccontano come si fa, è una cosa meravigliosa. Quindi in realtà si può riprendere in mano un po' delle storie. Le foreste casentinesi, una parte è patrimonio dell'umanità, perché ci sono dei faggeti che hanno 550 anni, posto pazzesco. In cima alle foreste casentinesi c'è l'eramo di Camaldoli. Abbiamo incontrato Don Roberto, ho fatto una chiacchierata con lui, ci sono, mi sembra, 12 monaci eremiti. E lui diceva, nel 1034 cercavamo un deserto, però in Italia non c'era, siamo andati in cima a un posto dove non ci arrivava nessuno, e l'economia dei camaldolesi è legata a questo pino bianco, che è un pino con cui loro hanno tirato avanti per tutto questo tempo. Ora, le foreste casentinesi sono state anche oggetto di grande attenzione dei pisani, che andavano nelle foreste casentinesi a prendere i legni per fare le navi della Repubblica di Pisa, o dei fiorentini per fare i loro cantieri. Adesso vi racconto degli aneddoti per non farla troppo lunga, però una delle ragioni per cui Brunelleschi vince il concorso della cupola di Firenze non è perché ha spiegato come si fa, che tanto non sapeva nessuno, è perché lui lo fa senza ponteggi. Quindi la confraternita che doveva finanziare diceva, vabbè, allora non c'è ponteggio, non devo prendere tutto dalle foreste, e poi tutto sto legno cosa ce ne facciamo? E quindi lui vince questo concorso, poi lo sapete la storia, è un ex aequo all'italiana, no? È un ex aequo, poi doveva vincere il suo amico, l'altro amico di quell'altro, insomma, tutta una storia bellissima. E quindi c'è questo rapporto con queste foreste. Poi gli inglesi, dopo la guerra, quando sono andati via, tornando, andando in Inghilterra, hanno praticamente disboscato quasi tutto quello che era sul bordo della strada, portandosi via un patrimonio boschivo enorme. Quindi sono foreste che hanno delle grandi storie, hanno delle storie legate alla storia del paese, e quindi era bello raccontarlo anche attraverso un progetto di rilancio. Perché poi la Biennale, cosa abbiamo detto? L'architettura è un'operazione di rilancio dei territori, perché l'architettura è importante. Ecco, questo, siccome da noi sembra che non sia importante... Poi sono nati anche dei piccoli progetti, no? Però mi piaceva dar voce anche a una parte della professione che è un po' come la modernità, no? Cioè c'è la Milano-Roma molto veloce, però in mezzo c'è un altro mondo. Allora forse magari raccontiamo anche la Milano-Roma, però ricordiamoci che in mezzo c'è una storia da raccontare. Quindi l'architettura non è un valore di scala, non è che sia più grande, più importante, l'importante è come si fa, non quanto si fa, no? Quindi... abbiamo chiamato in maniera assolutamente laica, io non sapevo neanche chi ero, non ho neanche voluto vedere i nomi, mi interessava vedere i progetti che avessero un senso in questa storia. No? Poi scendendo, diciamo, il tema di Camerino, questo è Camerino l'inverno scorso, non è cambiato niente, è una città fantasma, non ho voluto forzare la mano su questo tema della ricostruzione, perché è un tema troppo sensibile, poi insomma, c'è della gente che soffre, quindi è inutile fare dello spettacolo. Però era importante parlare di temporaneità, perché noi per esempio la temporaneità è un tema che non conosciamo, è un temporaneo che diventa eterno, no? Per cui si fanno le casette e rimangono lì invece che toglierle, no? Si fanno per i centri commerciali temporanei e poi rimangono lì, quindi è una devastazione doppia del territorio. Ecco, per esempio questa immagine, allora la sovrintendenza, con cui ho tutto il rispetto per la sovrintendenza, non fa mettere in tempo di pace, cioè prima del terremoto, i rinforzi in carbonio o le catene come queste nella chiesa, perché disturba, però poi quando viene giù c'è questa roba qua. Allora questa roba qui, siccome rimarrà così per i prossimi 15 anni,
Forse andrebbe fatto un po' un punto su questo tema del recupero. Adesso poi voi conoscete qui bene la storia della Chiesa di Assisi, non devo farlo, però per dire che le conseguenze di una cattiva politica sui beni culturali è questa, e questa è una roba drammatica. Oltretutto lì c'è una chiesa famosissima, Santa Maria in Via, si chiama così perché è la via di uscita del paese, è il terzo restauro in 15 anni di terremoto, è venuta giù la terza volta, no? Quindi è evidente che c'è un problema da qualche parte. Oggi quella chiesa è tutta cerotata di carbonio, allora poteva starci un tirante in più invece che un cerotto pieno di carbonio? Ecco, adesso quella chiesa lì per rifarla sarà un incubo, no? Perché e alla fine pur la gente affezionata, perché poi è una storia che dura da 500 anni, non è che togli una chiesa così, però alla terza volta che viene giù e i cittadini non possono più uscire da camerino, dico ma magari questa volta non la facciamo più, facciamo qualcos'altro, perché quella chiesa ha impedito alle persone di uscire da camerino, perché è crollata sulla strada. No? Quindi questo tema della temporaneità l'abbiamo voluto affrontare con un altro gruppo di ragazzi, abbiamo costruito due spazi, questi sono i depositi che stanno nella parte medievale, perché le fondamenta di Camerino sono medievali, sono queste, quindi questa è rimasta intatta. Allora la metafora è forse Camerino rinasce dalle sue fondamenta, cioè da quella parte solida, e abbiamo fatto un progetto per una piccola, in una piazza dove va demolito un edificio degli anni 70, costruire un piccolo spazio per esporre l'arte, perché questi posti sono sfregiati dal terremoto, dal drammi umani, sono in difficoltà dal punto di vista dell'abitare, perché poi fanno le casette, non c'è un piano per la ricostruzione, non c'è un piano per sapere dove farle, insomma un disastro. Però poi tutto questo mondo dell'arte che è nella quotidianità delle persone, no? Perché quello che quando a Camerino non si può più andare in chiesa, adesso lo dico, e non si può più andare a vedere il Tiepolo, che c'è un Tiepolo lì a Camerino, e non si può più vedere. E la gente ci va quotidianamente, cioè per noi è una roba normale, per qualcuno può sembrare un fatto eccezionale, ma nelle nostre città i cittadini vivono così, no? Entrano in una chiesa, vedono Giotto, come no, vado a fare la spesa, vedo Giotto, Pia della Francesca. Ora, tu interrompi quel flusso di relazione con un mondo simbolico così importante, e diventa un dramma anche quello, no? I luoghi dell'incontro, la gente non può più passeggiare, non può più andare nei posti dove riconosce i luoghi, non può prendere un caffè. Le casette va bene prima di tutto, però i luoghi sociali, adesso Camerino è un esempio, poi ce ne sono tanti, Camerino ha bisogno di una progettazione attenta per il suo futuro, perché cosa sta succedendo? Noi l'abbiamo provato anche, ci abbiamo anche un po' lavorato. Se tu Camerino non ci puoi andare, sono 12.000 abitanti, 7.000 studenti, quindi pensa un po' ai pesi che ci sono, e abitano tutti nel centro storico. Il centro storico è chiuso, gli studenti se ne vanno, finito l'economia di una città. Se a fianco al centro storico di Camerino ci costruisce un altro centro commerciale, le casette, tutto, questo polo si sposta. Se quello non è temporaneo, Camerino non ce la fa a tenere due poli, perché non ha la massa critica, no? Quindi devi stare attento quando fai un'operazione di temporaneità, perché dopo che non puoi abitarci, per fortuna non è morto nessuno, ti è rimasto un territorio anche sfregiato, insieme delle cose, dice ma forse un po' di progettazione su quelli che sono i luoghi della costruzione va fatta, anche perché queste casette onestamente sono inguardabili, cioè il paese degli architetti, cioè le casette sono inguardabili. E poi la famosa casetta di legno è una balla ciclopica, perché di legno cosa? Un po' di struttura, poi c'è il cartongesso, l'isolamento. Tu quella casa lì, se la vuoi smontare, costa più riciclarla, i pezzi, toglierli, e la lasci lì. Poi ci hai fatto anche una bella base di cemento, perché non è che l'appoggi, ci fai un bel piano di cemento, così quella roba lì non va più via. Allora, in questa eterna emergenza, che diventa poi anche uno sfregio del territorio, che è l'unico dei grandi valori del territorio, uno dice, ma insomma, è possibile che non riusciamo a impostare un processo di progettazione, perché queste cose le accompagniamo, bisogna farle, ma bisogna anche pensarle, progettarle. Ora, statisticamente c'è un terremoto ogni 3 anni in Italia, questo negli ultimi 200 anni li prendi, li dividi. Ora, è possibile che non abbiamo imparato niente? È impossibile, che ogni volta c'è un'eterna emergenza. Allora, adesso non faccio nemmeno i cognomi, ma quando noi ci siamo occupati e abbiamo detto, guardate che se fate le casette lì prima, se guardi la mappa geologica c'è scritto che è una zona di frane, non lo fai lì, no? E poi se fai 500 abitanti in una zona lì sotto, vedete, ma è la fogna?
ah, ma facciamo un depuratore, sì, fra 3 anni fai un depuratore. Cioè, poi l'impatto dell'abitare è un impatto pesante, no? Dal punto di vista, devi portarci la luce, le fogne, l'acqua, devi scaricare, quindi non è indolore, no? Quindi questa cosa, e io dico sempre, attenzione, perché sono temi difficili e non si può chiedere a un sindaco che gestisce un paese, che ha una sua quotidianità normale, no? Di colpa si trova davanti una roba più grande di lui, questi sindaci vanno aiutati, non è che possi criticarli, bisogna aiutarli, no? Aiutarli con una progettazione attraverso dei processi, no? E quindi il ruolo degli architetti diventa un ruolo importante, però li devi chiamare, non è che poi non li chiami, fai un disastro e poi l'architettura è un problema in Italia, non è vero, no? Qui siamo sempre a Camerino, che ho dei posti come questi, quindi anche andare a studiarlo il territorio. Abbiamo fatto un progetto per una piccola sala espositiva dove prendere 10-15 opere che sono i fondamenti della cultura camerte, per ridare, per rifare ritornare alla vita. Allora, l'arcivescovo, personaggio meraviglioso. Sono rimasti veramente in pochi a avere cultura in questo paese e gli ordini sono gli ultimi, non c'è più nessuno. Prende queste opere che volevano portarle via e dice no, queste le teniamo qui perché se vanno via da Camerino non tornano più. Allora, in una chiesetta degli anni 60, inguardabile, blocco di cemento, una roba, lui ci mette 4 opere fondamentali. Allora, uno è una pala del Tiepolo, il Tiepolo più a sud d'Italia. Ora, adesso è una definizione, però una famiglia che Camerte fa fare ordina a... Poi c'è un'annunciazione del 400, dove si capisce che c'è l'inizio di uno studio sulla prospettiva, non è ancora matura, però comincia, un quadro meraviglioso. Poi c'è una Madonna in linea del 300 con la veste che tiene sotto i propri fedeli, un'opera. E poi una pala sul legno del 200, cioè 4 opere con cui un paese normale ci fa il più grande museo del mondo, 4 opere così, no, non c'è 4, più tutte quelle che sono nei depositi, dove c'è. Allora, quella roba lì la vogliamo far vedere, e quella roba è importante perché la gente viene a vederli, si crea un meccanismo anche economico, no? Quindi bisogna poi aiutare, quindi il progetto di quello era quello di dire, ma rimettiamo in pista anche nella quotidiana l'arte. E poi gli spazi sociali, che sono quelli perduti, con l'Università di Camerino che sta facendo dei laboratori, abbiamo messo sopra questi laboratori, facciamo dei covoni di paglia grandi, dove sotto ospitiamo delle piccole piazze, dei luoghi dove stanno insieme per gli studenti, per i ragazzi, vicino alla città, però siccome sono di paglia sono a termine, cioè hanno una data di scadenza, poi si tolgono e si ritorna in città. Ora, questo passaggio da... il temporaneo e il permanente, è un periodo lungo, 10 anni, molto, molto pericoloso se non è pensato, perché lascia dei segni micidiali. No? Allora abbiamo dato una mano, questo è il Valadier, il tempietto di Valadier a Genga, guardate un po' che roba, siamo alla fine del 700, l'architetto Valadier ovviamente vede il tempietto di Bramante a Roma, e qui in questa grotta fa questa roba meravigliosa, c'è un posto. Siamo fatti di questa roba qui noi, allora quando poi vedi lo scempio dà un po' fastidio perché siamo quelli lì noi, no? Allora attraversiamo questo paese, qui siamo qui vicino a San Sepolcro, dove un gruppo di ragazze fa uno squat di una caserma perché non se ne può più di vederla vuota, ci fa un centro d'arte per i ragazzi e siccome funziona così bene, dove lo fanno loro, a loro spese si organizzano, alla fine trovano un accordo col demanio e il comune perché questa cosa vada avanti invece che cacciarli fuori, no? Perché compensa una mancanza, no? Allora questi vuoti vengono riempiti dalla società civile, no? Vabbè, questo è l'altro, aspetta, vado indietro un attimo, non so come si fa, vabbè, l'altro era questo qui, ecco, era la Fondazione Burri, Città di Castello, un'altra cosa meravigliosa, in mezzo a questo, cioè un'opera, un essiccatoio che diventa un'opera così, no? Quindi poi l'Italia in questi luoghi, chiamiamoli remoti, anche se sono in una rete, sono i nostri giacimenti culturali. No? Se vai a San Sepolcro la gente ti dice, ma sei andato a vedere Piero? Io dico Piero, Pier della Francesca. Piero lo chiamano. Tu pensa, cioè a me questa roba mi fa impazzire, pensa un paese che è talmente tanto affezionata a un uomo così che lo chiama Piero, no? È una roba meravigliosa. E la gente parla di questo, se andate a vedere la fresca, l'abbiamo ristrutturata, l'abbiamo messa a posto.
Quindi c'è anche una, questo è un segnale di attaccamento, cioè vuol dire che non c'è, poi c'è questa voglia di restare e che quelle radici sono importanti, no? Quindi bisogna lavorare su quella roba lì, no? Vabbè, qui stiamo scendendo verso la Campania, qui siamo nella valle del Basento, siamo sotto Matera, qui c'è tutto un altro tema, abbiamo voluto mettere un po' al centro, non Matera che è già abbastanza sotto i riflettori, ma questa valle del Basento dove ci sono gli scali ferroviari. Allora, la valle del Basento, un altro dei grandi progetti del paese, una premessa, è un'operazione d'ottimismo, la mia, non di, no, perché a denunciare le cose che non vanno abbiamo Sgarbi che ci pensa lui, e poi bisogna fare della progettualità, no? Perché è sparare sulla Croce Rossa, dire che non va bene niente, quello lo sappiamo già, non c'è bisogno. Però era importante focalizzare i progetti su delle aree sensibili. Allora, gli scali ferroviari della Valle del Basento, abbandonati, sono in realtà un grande sogno di un paese che in quella valle ci doveva fare lo sviluppo industriale o meno. Poi queste operazioni non hanno funzionato, e allora a Grassano, che nessuno di voi conoscerà, allo scalo ferroviario di Grassano c'è un istituto agrario, dove ci insegnano, dove ci sono i ragazzi che fanno, che quando siamo andati a parlare con loro, perché c'è una stazioncina della ferrovia e una stazione dell'autobus. Ora, i ragazzi finiscono scuola alle 12:30, il pullman che li porta a casa parte alle 3. E questi stanno lì in questo posto a far niente per 2 ore e mezza, una roba allucinante. La stazione, c'è un gabbiottino e passa un trenino, quello che avete visto lì, 2 volte al giorno, che non c'è niente. Allora, la Valle del Basento è l'accesso a Matera, lo scalo di Ferrandina, dove passa la Freccia Rossa a bassa velocità, è quello che è la porta, cioè gli stranieri che arrivano, gli italiani che vanno là in treno, scendono o a scalo Ferrandina o a Bari, questi due poli. Quindi è la porta d'ingresso di un posto così importante. Tanto più che essendo nella valle, tutti i paesi che gli stanno intorno, e sono tanti nel Materano, perché non c'è Matera, Matera è il fulcro di un sistema satellitare come Camerino, è Camerino, mette tutti i satelliti intorno, dove la gente ci abita, lavora, c'è tanta agricoltura o meno, e cercano nella valle il punto di incontro di tutte, come due biglie, no? Scendono tutte a valle, e quindi gli scali possono essere una grande occasione di rilancio. E i ragazzi cosa ti dicono? Non è che ti dicono che vogliono andare via, cioè, ma perché qui non c'è un laboratorio di tecnologie agrarie, potremmo imparare a usare i droni per fare, cioè, insomma, si inventano, li inventano. Allora abbiamo detto, vabbè, allora sui due scali di Ferrandina e Grassano facciamo un tema di sviluppo, non per partire, ma per arrivare, per rimanere, quindi il potenziamento di una scuola, i temi laboratori di ricerca agraria, tutte robe che chiedono le persone, che me le invento io, no? E quindi anche lì era per dire, facciamo una cosa che serva, che è utile per quel territorio, no? Poi, vabbè, poi sono posti meravigliosi. E lì abbiamo incontrato il transumatore, che veramente lì, quei suoni lì, adesso lì è un po' corto, ma se vedete il film, io non so come fa, dice delle parole sconosciute che sanno solo le mucche, perché quando lui parla si fermano e lo guardano. Cioè, guarda che io non ho mai visto una roba così. Poi arriva sto branco di 150 mucche, lui fa quella roba lì, urla, si fermano, lo guardano, poi lui mi guarda e mi dice, beh, adesso vanno a Matera da sole, no? Siamo a 30 km da Matera, no? Sì, ma hanno capito dove devono andare. C'è anche questo rapporto così forte col terreno. E lui fa il transumatore perché da bambino voleva fare il transumatore, a me non mi è mai venuto in mente, però ha fatto la guardia forestale e poi porta, però lui poi ti racconta di quelle campagne, ti racconta chi incontra, questi villaggi, questi paesi, questa gente, quindi è una narrativa sullo spazio, sullo spazio urbano, ma anche sullo spazio della campagna, no? Quindi quello è il nostro tesoro, no? E quindi vabbè, quella lì è una roba bellissima. Poi stiamo scendendo nelle Puglie c'è, anche lì c'è un po' poco. Adesso c'è poco su questo tema delle aree interne, poi magari nelle altre città grandi sono tante, le Gravine di Puglia, meravigliose, la Terza, Ginosa, Matera, perché Ginosa è una delle gravine dove Pierpaolo Pasolini ha fatto un pezzo del Vangelo secondo Matteo, quando esplode la casa la fa esplodere in quella gravina e ogni anno fanno una grande rappresentazione del Vangelo secondo Matteo, lì molto, molto bella. E la gravina di Ginosa è incompiuta. Se Matera sono riusciti a fare quello spettacolo che hanno fatto, a Gravina una gran parte ci sono ancora solo i buchi nella roccia e qualche casetta davanti, però è come se tu vai a vedere Matera all'inizio e poi vai a Matera che è a 20 km, posto meraviglioso.
Questo è l'altopiano delle Gravine di Puglia, e qui vedi proprio questi canyon. Quindi era anche un po' il racconto del paesaggio, no? Malecce. E poi andiamo in Sicilia, questo è il Parco delle Madonie, c'è un teatro bellissimo che è un pastore, ha fatto un teatro, un pastore, non un artista, un pastore fa un teatro perché sente questa cosa e fa dei spettacoli meravigliosi, e tu sei su questa piana delle Madonie e davanti tutte le valli davanti della Sicilia guardi il tramonto, un po' come se li nutrono. E poi la Valle del Belice, che è stato il nostro focus. La Valle del Belice, adesso è un argomento perché quest'anno era il cinquantennario del terremoto, Il Creto di Buri, che hanno finito, adesso stanno un po' ristrutturando. Il Creto è un posto inaccessibile, cioè se tu vai, lo cerchi, non lo trovi. Vabbè, la più grande opera di Lendar del mondo. Questo però è interessante, no? Io mi sono molto affezionato, io sono siciliano di nascita, ma solo di nascita. Mi sono molto. Poi quando dovete andare uscite anche lentamente, io potrei tenervi qui fino a domani mattina. Però Gibellina è una storia un po' incompresa, un po' non finita, un po' il solito pasticcio all'italiana. Però voi pensate che un sindaco negli anni 70, dopo questo dramma, costruiamo una città nuova a 25 chilometri. O sapete, 25 chilometri in Sicilia. Probabilmente era 500 anni che si ammazzavano tra di loro di fame. Quindi già da un punto di vista antropologico e sociale è stato un bel problema. Poi ai contadini che vivevano in una povertà, cioè anche, mettiamoci negli anni 60 in Sicilia, nel cuore della Sicilia, cioè una fame nera, cioè vivevano in questi villaggi di pietra, erano posti, se guardi le immagini del terremoto di quegli anni, vedi la gente come viveva, cioè ragazzi, stiamo parlando di un mondo, ora non lo vediamo più, ma si scioglie Gibellina e fanno questa operazione di costruire Gibellina vicino all'autostrada, non era neanche sbagliata come idea di una via di comunicazione, chiamano gli architetti, mi fermo qua, chiamano un po' di architetti, chiamano anche degli stranieri che fanno i duplex. Allora, i contadini che vengono dalle case di pietra dove dormivano con l'asinello, guarda il duplex e non capisce, no? Poi gli fa il bagno con la vasca lui non l'ha mai vista, e uno dei temi meravigliosi è che nelle vasche ci mette la terra e ci ha piantato i pomodori, perché pensava che era un bel vaso, era comodo, c'era l'acqua vicino, c'è una vasca, cosa ci fa? Ci faccio un orto, no? Quindi cioè, robe totalmente dissociate. Però è stata un'esperienza coraggiosa, perché bisognava avere il coraggio di fondare una città. Siamo negli anni 70... In quegli anni si credeva ancora che fondare le città contemporanee aveva un senso, ora meno male che non ce l'ha più, e meno male. E quindi chiami gli architetti, fai un piano urbanistico moderno, fai le strade larghe, un po' troppo larghe, fai tante case con le finestre strane e tutto, però intanto bisogna dire, al di là di chi ha chiamato gli architetti, non è che ha chiamato i geometri o suo cugino, ha chiamato gli architetti che in quel momento erano, diciamo, gli architetti di quel momento. Poi però non è finita lì, perché poi lui chiama gli artisti, chiama Pomodoro, Paladino, cioè Consagra, io mi sono molto affezionato perché ho conosciuto la moglie per questo lavoro, una donna meravigliosa, e Consagra nel 1964, quindi quasi 10 anni prima, scrive un libricino piccolissimo che si chiama La città frontale, se avete tempo di guardarlo, ci vuole poche pagine che dicono tutto. E lui critica il razionalismo e il funzionalismo, si è un po' più di questi architetti che fanno le cose funzionali, ma la vita è molto più complessa, ci vuole l'arte, e dice non vorremmo finire tutti nelle città dentro dei cubi di cemento. 1964 è finita così, nelle periferie tutti i cubi di cemento. Allora fa un progetto che è il Teatro di Consagra, che è un'opera incompiuta, dove lui fa un teatro con le forme curve. Ora, se tu lo vedi adesso è un mostro, ce lo vedi così e non sai che l'ha fatto Consagra, è un mostro edilizio, una roba orrenda, no? Poi quando lo vai a vedere in realtà c'è tutto un discorso, no? di questi piani curvi, non c'è un angolo retto, bisogna stare sdraiati perché dobbiamo lavorare sul piano razionale, quindi è un artista molto impegnato sullo spazio dell'architettura, no? È uno dei pochissimi, no? Allora, fa questo teatro che poi ovviamente gliel'hanno massacrato perché ci hanno buttato dentro soldi, chiamato gente incapace, hanno tagliato i pezzi. Sempre chiuso. Allora andiamo giù, apriamo il Teatro di Consagra.
apriamo il teatro, facciamo una domenica, il giorno del 50, e la gente entra nel teatro e rimane stupefatta, perché dentro lo spazio, adesso non so se c'è un'immagine, questo via vai un po', ma poi adesso poi questa ve lo racconto, e vedono questo spazio meraviglioso incompiuto. Allora, quando sei dentro e non vedi quella roba fuori, capisci qual era il senso anche dell'opera di Aimonino, cioè quelle cose che ora sono dissociate hanno un senso quando quel teatro, se quel teatro fosse finito, perché mette una relazione, non c'è un pensiero. Allora abbiamo detto, ma forse bisognerebbe fare un progetto per chiudere, finire una volta per tutto questo teatro. E allora i ragazzi siciliani di Palermo, molto bravi, abbiamo fatto tutto un lavoro con la cittadinanza, incontri, non sempre facili. Però c'è anche una tanta domanda di finirle queste cose, di partecipare, di lavorarci insieme. Allora abbiamo chiamato un artista, Ubi, un artista di Reggio Emilia che fa disegni, no? E lui è stato una settimana e ha fatto delle interviste con i nostri ragazzi, e poi ha fatto questo disegno dentro il teatro, su un pannello gigante, e questo disegno racconta ancora quel momento in cui c'è stato il terremoto, cioè la gente quando parla di Gibellina ti racconta ancora l'istante in cui si stava sciogliendo tutto e bisognava scappare, no? Allora facciamo quello e facciamo delle interviste, perché sono rimaste ancora delle persone anziane, ma ancora di quel tempo. Allora, la cosa più bella che incontriamo questi artisti, chiamiamoli così, che erano, uno era un ferroviere, uno era un fabbro, un altro era un addetto comunale, dice, ma veniva qua Pomodoro, che non sapevo neanche chi erano, viene qua come un bozzetto, poi io sapevo fare un po', lavoravo il ferro, e mi ha detto, fallo 10 volte più grande, io mi sono messo lì e l'ho fatto, no? E nel fare questo poi è venuto, sono venuti un po', davano queste cose da fare. Pomodoro ha fatto una scenografia per un teatro, un'operazione teatrale meravigliosa, allora hanno fatto gli stampi di vetro resina. Insomma, questa gente normale che ha vissuto la vita lavorando, ti dice, ma sai, io non sapevo cos'era l'arte, non ci avevo mai pensato, no? E allora ho fatto queste cose e poi ho capito che era bello diventare artista e sono diventato un artista. Bellissimo. E allora incontriamo questi signori, già anziani, che fanno gli artisti. Poi non è un giudizio di cosa fa, ma è solo che uno ci pensa e lo fa in quel territorio. Allora andiamo a vedere questi artisti, facciamo un incontro con loro e ci raccontano quanto desiderio hanno anche di finirla quell'opera, perché è stata anche una parte della loro vita. Allora, finire il teatro di Consagra ci vorranno a grosso modo, senza, perché lì non lo puoi tamponare, cioè non ci puoi fare un teatro, perché con le leggi di oggi bisognerebbe isolarlo tutto, bisognerebbe fare un disastro. Fai una grande piazza coperta, ci fai dentro alcune zone con i laboratori, perché lì nel frattempo, in 50 anni, la Sicilia è cambiata tanto, cioè quelli facevano la fame, facevano il grano e non guadagnavano niente. Oggi c'è un'agricoltura di qualità, ci sono le vigne, ci sono i prodotti biologici. Quindi c'è anche una generazione di giovani che dicono, no, ma qui se facessimo il laboratorio noi potremmo anche imparare delle cose dagli altri. E è un'agricoltura anche che ha una certa redditività. In un paesaggio pettinato, quando voi andate a vedere il Creto di Burri, è l'unico momento in cui un blocco di cemento è una poesia meravigliosa, perché e poi è tutto ondulato su questo pendio, no? E quando guardi quelle, guardi i vigneti, lì capisci proprio che la sensibilità di un artista, anche se usa una materia così difficile, è una poesia meravigliosa, no? Quindi non è vero che il cemento è solo brutto, il cemento ha bisogno di un poeta, se no diventa una schifezza, no? Quindi quelle sono lezioni pazzesche, cioè la più grande opera di Land Art non si trova, il più grande teatro fatto da un artista non finito, cos'è che ci vuole a fine sta roba? Allora abbiamo messo un po' al centro di queste, allora il comune dice, ma come la Biennale, fate vedere una cosa che non abbiamo finito, sì, la facciamo vedere così magari ti svegli e ti dà una svegliata, la regione che butta milioni, se non miliardi in schifezze, a buttare lì 20 milioni e lo finiamo sto teatro. Quindi era anche un po' un senso politico, no, di fare l'architettura, perché l'architettura è un'azione politica e dobbiamo mettere in pista questa cosa. No? Quindi vabbè, insomma. Ecco, questo è Ube che fa questo, a pennarello disegna questo momento drammatico in cui la gente scappa dalle case che gli cadono addosso. No? Poi qui siamo a Rosarno, un altro posto che sembra perduto da Dio, e ci sono dei ragazzi di Rosarno che hanno studiato architettura, sono andati in Olanda e in Svezia, e tornano a Rosarno. Ragazzi, ma ci siete andati a Rosarno? Bisogna avere veramente coraggio. E fanno iniziative, tra cui ora gli hanno finanziato
la trasformazione di una piccola biblioteca in una medioteca, è l'unico luogo culturale di Rosarno, dove i conflitti non ci sono tra gli italiani e gli africani, non è lì il punto è un altro, se i conflitti sono su un altro tema del lavoro e dove c'è una convivenza pacifica di lavoro, è un posto dell'orrore, cioè è l'incompiuto eterno, è la cosa non finita, in mano alla mafia, ma quella, di quella roba di qualcuno ne si prende apo, oppure il nostro problema sono gli immigrati, perché dell'andrangheta e della mafia non ne parla più nessuno. E quei luoghi non sono il risultato delle politiche di immigrazione, sono il risultato di politiche di sfregio del territorio da parte di chi quello sfregio ha voluto. Quindi attenzione a non sbagliare la mira, perché sennò parliamo di niente. No? Allora, quando vai lì capisci che c'è un problema. Allora, c'è un problema perché c'è una tendopoli abbandonata da Dio dietro ai caponi industriali dove ci vivono questi ragazzi che vengono da dei posti terrificanti e che vivono in condizioni che un paese civile non si può permettere, con le tende del Ministero degli Interni, ma dai, ma non si può fare, ma non si può. Poi succedono gli atti di violenza, ma prova a viverci tu in una tendopoli dove non c'è il bagno, non c'è l'acqua. Poi la gente si arrabbia. Quindi siamo andati anche lì con questi ragazzi a Di Città, un gruppo di giovani che fa, non so, lavora sullo spazio pubblico, lavora con dei giovani artisti, pitturano i muri, cercano di sistemare i luoghi che sono all'abbandono, e dove c'è questa roba meravigliosa di quelli che tornano, di Rosarno, che sono andati in Germania, hanno lavorato una vita, e poi tornano a casa, e in questi posti, di queste palazzine non finite, tutte di mattonetti, dentro c'è il televisore a 90.000 pollici, il frigorifero con la connessione internet, cioè è questo è il quadro, fuori lo spazio zero. Questi ragazzi lavorano fuori, proprio nello spazio pubblico, no? Ci vuole veramente tanto coraggio. E poi la Sardegna, un posto bellissimo. Questi sono i boschi di sughero, quando tolgono il sughero, gli alberi dentro, quando togli il sughero sono rosse così. No? Allora, quando vai a vedere questi boschi, quando fanno quel lavoro, è impressionante. È un bosco di sangue quasi, no? Una forza, una potenza meravigliosa, straordinaria. E qui ci sono dei paesaggi in Barbagia, Barbagia famosa perché è un posto barbaro, da lì viene la parola. Allora, dopo gli anni dei grandi, gli anni in cui i rapimenti, lì c'è stata, in quell'Italia, quegli anni dell'Italia sono stati anni difficili, il paese, il governo fa a Ottana, nella piana di Ottana, fa un polo chimico per togliere il banditismo e dare lavoro. Un'operazione anche filosoficamente giusta. Il punto è un altro, che come fai a fare un polo chimico lontano da tutte le vie di comunicazione in mezzo alla Sardegna? Dura 6 anni e poi muore tutto. Ora, il problema è che Ottana, il centro industriale di Ottana, è 5 volte più grande di Ottana, quindi c'è uno sfregio sul territorio e ci sono queste 2 ciminiere piantate nella piana, che sono anche un po' il simbolo un po' di un fallimento, no? Ecco, questa roba qui. Allora, la gente poi dice, la gente è arrabbiata, sì, perché quelli lì è l'abbandono più totale, no? Allora, però, dall'altra parte, la Barbagia è conosciuta anche per i centenari. C'è un DNA per cui la gente vive 100, 105 anni o meno. Allora, quando siamo a Orgosolo, mi fa impazzire, Orgoso c'è un falegname che torna dalla Germania dopo aver lavorato, cioè anche della gente che ha fatto una vita difficile, torna dalla Germania per tornare a casa e si apre una falegnameria, gli viene un infarto, dice ma io ho fatto finta di niente, poi sono ancora giovane, 80 anni, qua viviamo fino a 110, c'è ancora 30 anni davanti, no? Per dire, c'è anche un umorismo di un certo tipo, di un posto incredibile, no? E Ottana abbiamo fatto un lavoro, questo è l'impianto industriale, abbiamo fatto un lavoro con un gruppo sardo sul tema della salute, visto che lì voleva mettere l'accento sull'invecchiamento della popolazione. Ora, i numeri della demografia sono numeri certi, non come l'economia che non si sa, perché il numero di persone moltiplicati per gli anni, io so che tra 20 anni avrò 20 anni in più, punto, non è difficile. Allora, abbiamo fatto fare un lavoro di ricerca al CRESM, che è questo osservatorio del mondo dell'edilizia, che si basa sui dati ISTAT, insomma dati del governo. Allora, nel 34, quindi siamo nel 18, 20, 14, 16 anni, la popolazione attiva, cioè quelli che lavorano, su 10 persone che lavorano, 6 hanno più di 65 anni. Ecco, questo è quello che succederà.
e non è fra 100 anni, è fra 15 anni. Il paese come lo teniamo insieme? Se 6 persone su 10 hanno più di 65 anni, vuol dire che i prossimi 5 anni ce ne rimangono 3 che lavorano su 10. No? Quindi il tema della demografia si porta poi dietro un altro problema, che è l'allungamento della vita, che è una cosa meravigliosa, perché è una conquista del tempo moderno, è un problema, è gestire quel tempo. No? Viviamo grosso modo 30.000 ore in più, questo più o meno le statistiche. No? Però la gente cosa fa a 30.000 ore in più? E il problema qual è? Che crescendo aumentano le malattie croniche, no? c'è una espansione del diabete micidiale, malattie cardiovascolari, non hai bisogno di un ospedale, hai bisogno di un luogo di cura. Allora, in questi posti remoti, dove non c'è praticamente quasi più niente, dove costruire le scuole è molto importante perché le famiglie con le scuole si radicano sui territori, perché quando non c'è più la scuola e porti tuo figlio a 30 km, dopo un anno fa 60 km al giorno, basta, vai a vivere là, no? Fai prima, e quando sei andato a abitare là non torni più indietro. Quindi il tema dell'abbandono è anche molto legata alle politiche di infrastrutture e di servizi, perché se no la gente se ne va, come sta succedendo in Centro Italia. La costa adriatica ha conosciuto una nuova stagione di boom immobiliare, perché tu prendi tutta quella gente lì che si sposta dove va, sulla costa c'è un tempo decisamente migliore di quello che hanno lasciato in mezzo alle montagne, i figli vanno a scuola. Quando si sono fatti gli amichetti e hai vissuto lì 5-6 anni, non ci torni a Camerino, non ci torni alla Matrice, cosa ci vai a fare? In più non è neanche sicuro, perché non hai fatto le politiche di messa in sicurezza del territorio, voi capite che è un suicidio collettivo se non si fa politiche sulla sicurezza del territorio, sicurezza geologica. E quindi abbiamo fatto un progetto sul tema della sanità, non un ospedale, perché gli ospedali ne servono pochi ma molto buoni, ma dei luoghi di cura. No? I luoghi di cura vuol dire i luoghi dove le persone possono regolarmente andare a farsi seguire, ma dove non devono essere ricoverati per forza. Allora, un luogo di cura è anche un luogo dove c'è la costruzione di un edificio ibrido, no? Dove ci può stare anche una scuola in quel luogo lì dove sono gli ambulatori, dove c'è magari anche una sala da ballo. Voi ve li ricordate, qualcuno se lo ricorda, i famosi circoli ampi, anci, quei posti dove la gente andava a giocare a carte, sai, quelle robe che la modernità ha cancellato come una schifezza, ma dai, vai mica. Quella roba lì ha tenuto insieme generazioni di persone, luoghi gratuiti anche, tra parentesi. Quindi la costruzione di una casa del popolo, al di là della sua connotazione politica, di costruire un luogo dove c'è la cura, l'incontro, dove la gente può stare insieme e può anche ballare o vedere una mostra, ci è sembrato la pillola più giusta nei territori dove manca praticamente tutto. Allora, in questo abbiamo provato a raccontare attraverso l'architettura la possibilità che l'architettura sia veramente un'operazione di rilancio di questi territori. Poi ovviamente che non basta, ci vogliono politiche del lavoro. Qui a Orgosolo, meraviglioso, tutti murales impegnati. Poi, come sapete, a Sardegna è una grande tradizione delle sezioni del PC. Tutti impegnati e nel cuore di Orgosolo ci sono tutti questi murales dappertutto, sempre con temi sociali, ambientali. No? Allora, la barista di Orgosolo, dopo una giornata che siamo stati da lei, perché alla fine di aprile nevicava a Orgosolo, che ho preso tanto di questo viaggio che io ho preso tanto di quel freddo, non ho mai trovato un momento di pace. Questa signora mi spiega che tutti gli anni li ridipingono. Cioè non è che la fa una volta e basta, no? È un gruppo che tutti gli anni ridipinge. Allora sono tutti i temi della lotta sociale, della lotta al banditismo, della lotta per l'ambiente, per mantenere l'ambiente sano della Sardegna, cioè, attraverso questo posto sperduto, ma bisogna andarci a Orgosolo, no? Conosciuto per il taglio delle orecchie, non delle capre, ma degli uomini. E quindi siamo andati là a parlare proprio con questa, ecco la barista, una grande signora simpaticissima, alla fine c'era anche freddo nel bar, c'era freddo dappertutto, ma meraviglioso, ma non so cosa c'è. E poi per esempio, io ho portato un po' esempio a questa che è una pensilina, la cabinetta, è una piccola pensilina per l'attesa dell'autobus, no? Che ha fatto un ragazzo di Dorgali. Ora, sembra niente, no? Però è un progettino, no? è una pista ciclabile, pedonale, che dal paese arriva a sud dove passa la corriera. Ora, la cabinetta è una robina di legno, come una cornice di legno, con un vetro che inquadra il paese e il paesaggio che c'è dietro. No? Allora, cosa è successo? Che la cabinetta
ci passano due autobus al giorno, una la mattina e una la sera, punto. Ed è sempre così di gente che va là a chiacchierare. Dice, dove ci vediamo? Ci vediamo alla cabinetta. Quindi vuol dire che quella roba lì non è la stazione, non è la cabinetta dell'autobus. È uno dei pochi posti dove faccio una passeggiatina, vado là, parlo e vedo questo paesaggio. Allora, un architetto che fa una roba così è un genio, è una cosa semplice, no? Però bisognava pensarci, no? Quindi un ragazzo giovane. E questo è un altro posto dove c'è un artista fotografo che sui muri di questo paese attacca queste fotografie che raccontano i visi e le storie delle persone. Ecco, guardate l'architettura che c'è, insomma, quello che è. Allora, per finire, e giusto per dare conforto, questa è stata una parte, era un'operazione di sensibilità, cioè, cerchiamo di conoscere il nostro paese, primo. Secondo, guardate che ci sono dei progetti da fare, questi sono progetti che finiranno lì, ma la parola è dire ai sindaci, venite a vedere, così vi diamo una mano, perché c'è un tema di procedure, c'è un tema di architettura, pensate che l'architettura potrebbe essere molto importante per i vostri comuni. E, però per dirvi i numeri, perché ci sono due numeri importantissimi, no? Allora, questo è l'allestimento con questi 8 libri degli itinerari, che ci sono in Italia 15 milioni di immobili, questo è il censimento, adesso 15 è qualcosa. Allora, 12 milioni sono edifici residenziali, tutti. Allora, di 12 milioni, 5 milioni li hanno fatti i capimastri, tipo i centri storici, neanche da fare gli architetti, li hanno fatti le comunità. 5 milioni li hanno fatti i geometri, i 2 milioni che avanzano, 800.000 li hanno fatti gli ingegneri, e agli architetti gli è rimasta una fettina, quindi 1 milione e 2. Ora, dire che gli architetti siano i responsabili dello sfascio del paese mi sembra assolutamente inopportuno, e soprattutto evidentemente bisognava farli lavorare un po' di più. Adesso dico, la categoria non è difendibile, però forse magari, ecco, con un po' di selezione l'architettura può essere un'operazione di rilancio, anche se poi dopo parli di periferie e parli non di periferie come investimento sul lavoro, tu parli di periferie per costruire delle cose. Noi stiamo facendo un progetto a Salerno, in un quartiere difficile della città, finalmente il Comune investe per fare una biblioteca e un centro per i giovani. Che cosa ti chiedono i giovani? Io li incontro, i ragazzi, perché facciamo tante attività. Con il MIUR facciamo questi hackathon con i ragazzi, 3 giorni in un posto a lavorare con i ragazzi delle scuole, dei licei. Ho un ragazzo che ha 16 anni, che come gli anziani, come me, cosa dicono? Ma noi eravamo meglio. Non è vero, vi posso assicurare che non è vero. Ci sono dei ragazzi di 16 anni che hanno una visione del futuro meravigliosa. Tu gli chiedi come vedono il futuro e loro dicono, il futuro lo vedo. Allora, un tema di solidarietà. Cioè, i primi 5 punti sono solidarietà, ambiente, rifiuti e rete. Cioè, vuol dire che loro, perché noi ci arriviamo sull'onda di 40 anni di lotte, di battaglie, loro ci vivono su quell'onda, cioè sono già arrivati, quindi hanno già capito che il tema dei rifiuti è un tema importante, il tema del riciclo. Mettiamo nelle scuole dei laboratori per studiare come fare del design con i rifiuti. Ora, un ragazzo di 16 anni che dice, magari passa il suo tempo su Facebook, non è vero, perché se arriva a quel pensiero lì, vuol dire che si è accorto che c'è un problema. Se ti dice che nelle scuole lo spazio che hanno è usato male, i corridoi sono troppo grandi, l'ingresso è possibile che non ci possiamo fare un corner per studiare, e non vogliono andare a casa, cioè loro vogliono stare a scuola. Quindi questo mito della campanella, forse alle elementari, ho anche un figlio che è stato elementare, suona la campanella, tutti via, perché a quell'età non li puoi tenere 6 ore fermi in un banco, no? Ma nei licei ti chiedono, vogliamo restare a studiare qui? Allora, perché nell'aula magna grande così ci dobbiamo andare una volta al mese e non possiamo usarla per fare i nostri laboratori? Allora, boom, 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 capisci che c'è una generazione che sta guardando alla scuola in una maniera anche architettonica, anche spaziale, no? Allora, ma vogliamo parlarci con questi ragazzi o no? Io credo che noi architetti ci dobbiamo parlare, perché quando abbiamo fatto con loro questo progetto della scuola, abbiamo fatto un hackathon con 18 scuole italiane, nord, sud, est, ovest, geometri, licei, agraria, e abbiamo fatto i gruppi misti. Alla fine 3 gruppi hanno vinto questo hackathon per le migliori idee, e uno è venuto in studio da noi a fare una settimana a progettare la scuola del futuro. Allora, io veramente, poi ci sono anche dei video su internet che li vedete, cioè, ci sono dei ragazzi che sono dei politici, che fanno tutto un discorso politico sulla scuola, no?
impressionato, dice no, la scuola per noi è come un albero, una metafora, no? Perché abbiamo bisogno delle nostre radici, la nostra cultura, la nostra letteratura, abbiamo bisogno degli insegnanti che per noi sono il tronco e le foglie sono l'innovazione. Cazzo, io non ci sarei riuscito in tre parole a dire cos'è la scuola del futuro, lo dice un ragazzo di 16 anni. Allora, per quello che dico, bisogna veramente avere fiducia, no, in questo momento, in queste generazioni, perché loro arrivano su un'onda che è partita da tanto tempo sulla sensibilità. Allora, lavorare con loro sulle scuole vuol dire anche migliorare il lavoro degli architetti, i programmi, e anche su quello che possono essere le azioni che si possono fare sul territorio. No? Adesso non mi ricordo più perché parlavamo di questo. E questa è la sala, se andate poi a vederla, sono 5 tavoli, sono 8 libri e nell'altra tesa ci sono 5 tavoli fatti ad Arcipelago con i 5 progetti, quindi ci sono le foreste casentinesi, Camerino, la Sardegna, Gibellina e gli scali ferroviari, quindi 5 progetti di 5 giovani studi che era importante, abbiamo provato a tenerli tutti insieme, non è stato facile perché poi gli architetti insieme non lavorano. Però quando metti insieme gli architetti dici, bene, allora, prima di parlare dello scalo ferroviario parliamo con un esperto di trasporti, che ti dice quali sono i temi dei trasporti. Poi parliamo di sanità, parliamo con un esperto che sta facendo la legge sulla sanità in Veneto, che è un esperto che ti spiega quali sono le logiche del futuro. Se vogliamo parlare degli scali ferroviari parliamo con gli educatori della scuola. Quindi questo poi ha costruito un gruppo di lavoro che si è scambiato tante informazioni e poi è evidente che quando gli architetti hanno poi la conoscenza dei luoghi e sanno cosa fare, poi la risposta può essere anche molto potente. Purtroppo spesso le domande sono troppo vaghe, sono troppo, non hanno lo spessore, no, per affrontare temi così complessi. Quindi per concludere, questo, non so cosa c'è ancora sopra, no, finito. Per concludere, questa esperienza è stato questo, è stato un collettivo di architetti, un gruppo di persone competenti che ci hanno guidato in questo percorso per costruire i temi, abbiamo fatto un viaggio per scoprire l'architettura, abbiamo trovato anche tante cose belle, tanti paesaggi e alla fine il tema è questo, dire ai sindaci e alla politica occupatevi di architettura, anche perché finiamo questo percorso con una frase che è molto significativa, no? Che il presente, che il futuro è una conseguenza del presente. Quindi non fare nulla è ipotecare il futuro, non è che è neutro, cioè non sbaglio perché non faccio niente, no, nel non fare nulla tu stai ipotecando un futuro. Quindi stiamo dicendo lì attraverso il lavoro che le azioni che si fanno oggi hanno un'enorme conseguenza sul futuro, quindi bisogna lavorare su questa cosa del futuro. Il 25 di, no, il 23 di novembre, comunque lo trovate, facciamo una conferenza un po' a chiusura della Biennale, parlando proprio di futuro. In Italia il futuro è un argomento assolutamente sconosciuto. Cioè la proiezione sul tempo di domani sembra che non sia necessaria, no? Quindi politiche sui trasporti, tutta l'innovazione tecnologica che arriverà nel mondo del trasporto sarà devastante, nel senso che adesso noi vediamo la Tesla, sentiamo le battute che la macchina va da sola, quella roba lì è solo l'inizio di un'avventura che fra 10 anni porterà una trasformazione radicale del mondo dei trasporti. Ci sarà bisogno di fare anche una politica sui trasporti lenti e brevi, se no il territorio lo tagliamo fuori, perché non puoi fare in Italia solo l'alta velocità. Cioè, l'alta velocità è stata una roba meravigliosa, ora occupati di tutto il resto. Parliamo di sanità e parliamo di clima, perché il tema più sensibile in questo momento, anche se sembra che il cambiamento del clima non ci riguardi, riguarderà qualcun altro, che non è vero, dovete mettere insieme 3 fattori che creano questo, la criticità in questo paese. Primo, un paese fragile dal punto di vista sismico, un paese fragile dal punto di vista idrogeologico e un paese fragile che in questo momento sta affrontando il cambio del clima, con le bombe d'acqua, mica le bombe d'acqua, il clima che cambia, devi spostare le agricolture. Ci sarà un momento che dovremo spostare, no? La transumanza, per esempio, sta cambiando direzione perché non può più andare nei posti dove c'è troppo caldo. I vigneti li devi spostare e quello che succederà sulla costa, non fra 200 anni, ma fra 30 anni, qui 20 anni, quel poco di alzamento del mare, perché l'Europa è fortunata, perché il Mediterraneo c'è una bocca d'ingresso con Gibilterra, quindi non arriverà come in Florida un metro d'acqua e la Florida fa finta di niente. In Italia ci saranno 30-50 centimetri d'acqua, che se voi prendete una mappa, c'è una mappa su Google che si chiama Flood,
e mettete i centimetri, vedete come cambia il profilo del paese. Ma di questa roba qualcuno ci pensa, ci vuole, vogliamo parlarne dei piani di adattamento al clima? Allora, se tu metti insieme terremoto, idrogeologico e cambiamento del clima, dobbiamo affrontarlo questo tema, dobbiamo veramente affrontarlo con la progettualità. Ecco, questo è quello che vogliamo dire, non dire è un problema, è un disastro, no? È un disastro, questo lo sappiamo. Però probabilmente gli architetti possono contribuire con la progettualità a cambiare queste cose, no? Ecco, questo è un po' alla fine, questo lungo viaggio. Grazie. Siamo molto in ritardo, quindi facciamo delle conclusioni, non per colpa che abbiamo iniziato tardi. Siccome ci sono altri appuntamenti, poi Paolo Ansideri ve li illustrerà. Io vorrei soltanto fare una piccolissima, che oltre una conferma, siccome io ringrazio Mario Cucinella perché al di là della sua capacità riconosciuta di essere al contempo sia un visionario ma anche molto concreto, che è una cosa veramente molto bella, insolita, dare una conferma per esempio dello spunto fra i tanti positivi dei giovani. Allora, noi insieme con la collega Menchetelli siamo fra i deportati dell'alternanza scuola-lavoro, cioè adesso all'università ci fanno venire i ragazzi e dobbiamo in teoria farli lavorare. Noi abbiamo pensato di lasciarli liberi, che è una cosa che loro non conoscono, perché sono costretti. E abbiamo dato un tema che era quello proprio del design con i rifiuti. Sì, sì. E ci hanno sorpresi con delle cose formidabili, veramente sorprendenti. E soprattutto abbiamo notato questo uso incredibilmente, perché noi digitali siamo forzati del digitale, loro invece sono nati, e quindi un uso veramente innovativo dello smartphone. Loro facevano questi oggetti, poi li fotografavano e usavano lo smartphone per ricordarseli bene. È un uso sano, molto interessante, molto innovativo. Quindi veramente penso che possa emergere un messaggio, perché penso che un'altra cosa che emerge è anche quella di sarebbe molto importante tutte quelle energie che vengono fuori dal vostro reportage metterle a sistema. Certo, non viene fatto, questo bisogna, ci vuole prima o poi qualcuno che lo fa. Lo faremo noi, dobbiamo fare, aspettare, ci metteremo lì di santa pazienza. Grazie. Grazie ancora per essere stato fra noi. Grazie. Vi ricordo che alle ore 21 abbiamo in Basilica Superiore, io che ho fatto il programma non me lo ricordo, sì, Michelangelo Pistoletto, Marco Magnifico, Enrico Sciamanna. A più tardi, grazie. Grazie ancora, complimenti per l'umanità dell'approccio.